Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: Paolo Bonolis non ha solo dei figli con la moglie Sonia Bruganelli. Ha anche altri due figli avuti da un'altra donna. Lo sapevi? Paolo Bonolis è un conduttore televisivo italiano che ha avuto molto successo. Non solo ironico, anche molto intelligente, ha fatto spesso coppia nei suoi programmi con Luca Laurenti. Sono tanti i programmi che ha condotto ed attualmente è impegnato con la Mediaset, in particolare su Canale 5 al comando di Avanti un altro e Ciao Darwin. Bonolis è poi felicemente sposato, ma molti non sanno che prima della Bruganelli c'era un'altra donna. Con Sonia Paolo si è sposato nel 2002 ed ancora oggi dopo 20 anni sono legati. Dal loro amore sono nati 3 figli, ma non solo i soli per Bonolis. Infatti prima di lei Paolo ha avuto un'altra moglie con cui è stato legato dal 1983 al 1988. Si tratta di Diane Zoeller, una psicologa statunitense, da cui ha avuto 2 figli. Il loro matrimonio non durò molto e finì dopo soli 5 anni. Ecco chi sono i figli, i primi 2 figli di Paolo Bonolis. Paolo poi, prima di conoscere e risposarsi con Sonia Bruganelli, ha avuto anche altre frequentazioni, tra cui con Laura Freddi. Dalla sua attuale moglie ha avuto 3 figli, Silvia, Davide e Adele. Ma i 3 hanno 2 altri 2 fratelli, Stefano e Martina, ma sono in molti a non conoscerli per niente. Ecco chi sono. Martina e Stefano vivono negli Stati Uniti e la prima è nata nel 1981 e il secondo nel 1984. La primogenita si è recentemente sposata con Tito Garza, comico statunitense. Nel 2019 hanno fatto già diventare nonno Bonolis con il piccolo Theodore, che oggi ha 2 anni. Il secondogenito invece si è sposato con Candice Hansen, e anche loro hanno regalato un nipotino al conduttore proprio in questo anno. Proprio questo, Stefano, ha una somiglianza davvero incredibile con il padre. Con Sonia poi ha avuto altri 3 figli e si è parlato spesso della loro primogenita Silvia. In molte interviste recentemente la Bruganelli ha raccontato dei piccoli problemi avuti al momento della nascita. La piccola all'epoca infatti dovette sottoporsi ad un intervento al cuore. Purtroppo però ha avuto anche un infarto che le ha causato dei danni neurologici. Degli altri 2 figli invece si sa poco, Davide e Adele. Ma proprio Bonolis in un'intervista al settimanale Oggi ha raccontato che padre è. Ha ammesso di essere un padre giocherellone ma al contempo un uomo vecchio stampo. Impone delle regole ai suoi figli, come ad esempio il navigare liberamente su internet, non vuole che non si integrino nell'epoca moderna ma neanche che navighino da soli in rete ancora piccoli. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.